Amiche e amici, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ben trovato a lei, signor Buongiorno Presidente. a lei. Una panoramica sul mondo in questo momento, in forte ansia per le fasi dell'escalation di un conflitto, quello in Medio Oriente, con la posizione dell'Unione Europea che resta di neutralità, più che altro anche di indifferenza rispetto a questa problematica. C'è stato un aggravamento della situazione internazionale, la sensazione che abbiamo noi è che l'Italia si trovi come un ospite in mezzo ai grandi paesi del mondo che stanno mettendo le mani o stanno decidendo le sorti di paesi nel Medio Oriente. Ovviamente la cosa incredibile è che l'Italia è il paese che forse ha più interessi di ogni altro ad avere una situazione tranquilla in Medio Oriente. E per due ragioni. La prima perché siamo a un passo da questi territori e quindi anche dal punto di vista del terrorismo e dei pericoli legati al terrorismo, dal punto di vista delle migrazioni, siamo un paese che ha delle criticità. Secondo, dal punto di vista economico, dietro queste guerre, questi scontri, queste guerre civili che si aprono nei vari paesi, sullo sfondo ci sono grandi interessi economici, in modo particolare grandi interessi sia per gli approvvigionamenti di petrolio, sia per realizzare piattaforme petrolifere anche in mare, in modo particolare la Turchia ha questo interesse. Dunque l'Italia avrebbe necessità più di ogni altro paese di essere dentro queste vicende, di governarle anche nell'interesse nazionale, ma come è del tutto evidente, contiamo poco più di niente in questo momento. Avendo fra l'altro abbandonato una linea di politica estera seguita nei decenni passati, dai governi che si sono succeduti in Italia fino all'inizio degli anni 90, che era una linea di politica estera di grande prudenza, di grande interesse, di grande equilibrio fra mondo arabo e mondo ebraico. Abbiamo perso un ruolo e lo abbiamo perduto anche perché dovremmo affrontare questi problemi con spirito di unità nazionale. Già contiamo poco, se poi le forze politiche in Italia litigano anche sulle scelte internazionali, finiamo per non contare niente. Questa è una cosa grave. Noi dovremmo riuscire a spostare l'attenzione del mondo politico italiano sulle grandi questioni che riguardano il futuro del nostro paese. Ha fatto uno sforzo Zingaretti in un seminario di studio, di dibattito in un'abbazia a ridosso di Rieti, fra l'altro, c'è cioè un freddo cane, per indicare anche al governo le grandi questioni sulle quali concentrare l'attenzione. La prima grande questione è che l'Italia da 20 anni non cresce. Siamo sostanzialmente in una condizione di ristagno. Abbiamo perduto in un decennio il 30% in un ventennio, il 30% del prodotto interno lordo dell'Italia. È un dato drammatico, da 20 anni noi non cresciamo. In questo ventennio noi siamo cresciuti come prodotto interno lordo del 2,5-3%, la Germania del 27%. Abbiamo un problema drammatico di denatalità, siamo l'ultima nazione dell'Occidente per quantità di persone che nascono ogni anno. Abbiamo territori che si vanno desertificando. Abbiamo problemi che riguardano ancora la creazione di lavoro per i giovani, perché abbiamo, credo, dopo la Spagna e la Grecia, il tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Europa. In Italia,
lavorano come media nazionale fra il 60, il 62, il 63% della popolazione lavorativa attiva. Sempre in Germania lavora il 75%. Dati analoghi in Francia, ancora superiori nei paesi scandinavi. Io ricordo sempre che dire che in Italia lavorano il 15% di persone meno che in Germania vuol dire che i grandi servizi di civiltà che paga lo Stato gravano sulle spalle non del 75% dei cittadini, ma del 63% dei cittadini. Quindi il peso anche fiscale è molto più grande. Abbiamo ovviamente un problema che è unico dell'Italia in queste proporzioni, la palude burocratica, amministrativa, giudiziaria, che rende quasi impossibile in Italia la trasformazione urbana, che ostacola, scoraggia ogni investimento, ogni elemento di creatività. Abbiamo un territorio fragile che dovrebbe richiedere interventi di manutenzione dell'ambiente con piani perlomeno decennali. Queste sono le grandi questioni davanti all'Italia. Bene, di fronte a questi problemi che riguardano il futuro del nostro paese, di che cosa si sta dibattendo oggi in Italia? La prescrizione, se eliminare la prescrizione, se dobbiamo dare l'autorizzazione a procedere per il ministro Salvini per la nave bloccata un anno fa, se la legge elettorale deve essere maggioritaria, proporzionale, la Corte Costituzionale in pratica avalla una scelta proporzionale. Cioè stiamo parlando di questioni che non hanno nessuna attinenza con i problemi che segnalavo un attimo fa. Il lavoro, la ripresa di ricchezza, di prodotto interno lordo, l'ambiente, la sburocratizzazione radicale dell'Italia. Questo è quello che lascia in tutti quanti noi un elemento di sconcerto. Da una parte i grandi problemi del futuro dei nostri figli, dall'altra parte una classe dirigente che nel suo complesso, dove più dove meno, fa fatica a trovare slancio e anche unità nazionale sulle questioni che riguardano il futuro dei nostri figli. Ci rimane, almeno in Campania, una piccola consolazione, piccola, ma siamo probabilmente una delle poche istituzioni nelle quali si ragiona non di cose marginali, ma si rimane concentrati sui problemi dei cittadini, la sanità, il trasporto, la scuola, l'ambiente, gli investimenti. Questa è oggi la differenza fra la Campania e il quadro nazionale che abbiamo davanti. E ne stiamo per parlare, però prima qualcosa che ha attinenza con il futuro, ecco, dell'Italia è sicuramente quella riforma della giustizia che lei ha sempre detto è necessaria. Lei è un decisionista, lo è sempre stato, da sindaco, lo è da presidente, non ha paura di mettere una firma, ma se gli amministratori della cosa pubblica restano con le mani legate, è difficile, insomma, anche uno sviluppo, pensare a uno sviluppo, insomma. Io credo che non sia stato sciolto il problema del rapporto fra sistema giudiziario e mondo politico nel nostro paese. Da questo punto di vista discuto anche rispetto a decisioni del governo. Il governo nazionale ha lavorato in una condizione difficile per i presupposti che aveva, ha fatto anche delle cose interessanti. A parte la scivolata che c'è stata sulla Plastic Tax e compagnia bella, poi tutto sommato l'IVA non è stata aumentata, si è ridotto il costo del lavoro,
Fra qualche mese ci saranno risorse nuove in busta paga per milioni di lavoratori. Si sono prese decisioni importanti sulla sanità, 2 miliardi in più per la sanità, ma questa è una cosa importante. Cioè sono state fatte delle cose interessanti che avranno anche una prospettiva. Poi ci sono delle cose sulle quali, a mio parere, quello che emerge è insoddisfacente. Io considero questa cosa la prescrizione un elemento di imbarbarimento ulteriore della vita pubblica del nostro paese. Io su questo opinioni nette. Si dice, ma noi stiamo lavorando anche per accelerare i tempi del processo civile. Bene, allora perlomeno si decida che si elimina la prescrizione nel momento in cui si è approvata la semplificazione del processo civile. Ma l'idea che prima togliamo la prescrizione, però stiamo lavorando Campa cavallo. Bisognava fare esattamente il contrario. Prima la semplificazione e la riduzione dei tempi dei processi. Poi si poteva dire anche togliamo la prescrizione. Ma in questo modo no, io non sono convinto e lo considero profondamente sbagliato. C'è una trattativa in corso. Vediamo quale sarà il punto di approdo. Così come contesto anche le posizioni presenti nel governo, anche nel PD, relative all'abuso in atto d'ufficio, che per come è configurato oggi in Italia rappresenta un'altra vergogna. E nessuno mi convince del contrario. È una vergogna, intanto perché è una legge a favore della casta, cioè come funziona oggi l'abuso in atto d'ufficio previsto dalla legge Severino. Intanto è una violazione intollerabile della Costituzione. La Costituzione dice che la legge è uguale per tutti. Bene, l'attuale configurazione dell'abuso in atto d'ufficio prevede cittadini di serie A e di serie B, cioè l'abuso in atto d'ufficio vale per gli amministratori locali, per i funzionari pubblici, per i sindaci, per i presidenti di regione, per gli assessori comunali, provinciali, regionali, ma non vale per i deputati, i senatori, i ministri, i viceministri e i sottosegretari. Ma come si fa a difendere una cosa del genere? A non vergognarsi. Dice, ma se tocchiamo questa cosa, poi faranno campagne speculative e diranno che vogliamo favorire la corruzione. Queste a me sembrano stupidaggini, perché il primo bene che dobbiamo tutelare è la dignità e la libertà degli uomini e delle donne. Quindi, primo motivo per cui cancellare così com'è il reato di abuso in atto d'ufficio è questo: i cittadini devono essere uguali davanti alla legge. E oggi non sono uguali. Secondo, questo reato viene presentato in questi termini, nella legge Severino: violazione di leggi, norme e regolamenti, cioè tutto. Qual è la mia contestazione? Non è possibile non distinguere piano amministrativo e piano penale. Se un comune fa 200 opere pubbliche l'anno, tu devi mettere nel conto che una procedura amministrativa può essere sbagliata. Anche perché in Italia il codice degli appalti cambia ogni 6 mesi. Ma un conto è sbagliare una procedura amministrativa, un altro conto è rubare. Rubare. Fare concussione e non è possibile non distinguere, perché questo significa che un funzionario pubblico è continuamente esposto al rischio di avere una condanna per abuso in atto d'ufficio, che significa automaticamente condanna in primo grado, dimezzamento dello stipendio e demansionamento. Beh, le forze politiche nazionali fanno finta di non vedere il problema, con un grande opportunismo, perché tanto a Roma stanno tranquilli chi è esposto e chi poi deve governare concretamente sui territori. Ecco, io credo che queste siano cose che andrebbero cambiate rapidamente, perché se non cambiamo queste leggi,
tutte le cose anche interessanti di cui ho sentito parlare, abbiamo parlato in questi giorni, i grandi programmi di investimento, le grandi politiche ambientali, l'assetto del territorio, rimarranno tutte chiacchiere, perché la spinta a prendere decisioni non ci sarà mai. Nessuno metterà più una firma se non avrà la garanzia quasi matematica che la firma che mette non gli rovina la vita. Oggi purtroppo siamo in questa situazione. Prima di mettere una firma devi pensare 300 volte se o il magistrato penale o la Corte dei Conti o chi diavolo volete voi interverrà e ti rovinerà. Però dire queste cose che sono di buon senso in un paese come l'Italia non raccoglie grandi consensi, perché è una situazione comoda per chi a Roma gode di privilegi di cui non godono gli altri e si sente tranquillo. Governo che dovrebbe prendere spunto, insomma, da iniziative che sono decisive per il lavoro, per i giovani, come il piano del lavoro della Campania. Insomma, lei ha di nuovo proposto un piano lavoro per 200.000 giovani al sud, così si andrebbe una volta per tutte, ecco, fuori dalla pacca sulla spalla al sud, insomma, dove non si lavora. Insomma, il governo alla Beh, fine dovrebbe devo stringere. dire che questa volta abbiamo registrato un elemento interessante. Sempre in questo conclave qui che c'è stato a Rieti, promosso da Zingaretti, è stato lanciato in realtà un piano per il lavoro per 500.000 giovani da assumere nella pubblica amministrazione. Ovviamente non è ancora definito in tutti i suoi aspetti, ma insomma, per la prima volta vedo che c'è una sensibilità a raccogliere questa proposta. Per quello che ci riguarda, al di là di quello che fanno a Roma, stiamo andando avanti per i fatti nostri. Bene, e di questo noi possiamo essere orgogliosi. Siamo la regione che sul tema del lavoro ha fatto cose che non ha fatto nessuna regione d'Italia. Ieri c'è stata la stabilizzazione di 200 ricercatori precari al Pascal. Il concorso varato alla Regione Campania per 10.000 posti di lavoro, sia pure con 2-3 mesi di ritardo, si avvia alla conclusione. Credo che dal 13 febbraio, per una settimana, si farà la seconda prova scritta, poi un'altra settimana per la correzione. Diciamo che a inizio marzo vanno a lavorare 3.000 giovani diplomati e laureati. E siccome abbiamo fatto approvare per la finanziaria un emendamento che prevede che la graduatoria ha validità per 2 anni, andranno a lavorare tutti e 10.000 quelli che partecipano alla seconda fase del concorso della Regione Campania. 10.000 posti di lavoro, più dell'Ilva di Taranto oggi. È partito il secondo concorso che riguarda i centri per l'impiego, 650 nuove assunzioni, c'è già una richiesta di partecipazione al concorso di 70.000 giovani. 70.000 giovani. Poi ovviamente abbiamo occupazione nei settori privati. Abbiamo autoimprenditorialità che finanziamo. Poi vedremo, abbiamo tutto il comparto della sanità, dove abbiamo approvato un piano per 7.600 nuove assunzioni. Non c'è regione d'Italia che abbia fatto per il lavoro quello che ha fatto la Regione Campania, non c'è. Allora noi dobbiamo andare avanti così. Questo era un po' il cuore del programma anche della Regione Campania. Noi abbiamo avviato in questi anni una rinascita della Regione.
come sanno tutte le persone intellettualmente oneste. Dobbiamo completare questa rinascita. Dobbiamo fare una cosa che non abbiamo fatto in questi anni, semplificare la macchina burocratica regionale, ma non potevamo fare di più perché abbiamo dovuto prima raggiungere l'equilibrio di bilancio. Fino a dicembre, abbiamo approvato i conti consuntivi 2017-2018 che sanciscono l'equilibrio di bilancio della regione che aveva nel 2015 un disavanzo di 5 miliardi e 800 milioni di euro. Finché non si aveva l'equilibrio di bilancio, la Corte dei Conti ha impedito alla Campania di assumere anche una persona, di fare anche un comando. E questo non ci ha consentito di fare il programma di sburocratizzazione, di ringiovanimento della pubblica amministrazione che dobbiamo fare e dovrà essere uno degli obiettivi per il futuro. Dobbiamo risolvere quella che forse è la criticità più grande che abbiamo oggi, il trasporto pubblico per un pezzo circumvesuviana. Lì la situazione ovviamente è pesante, lo sappiamo bene. Per un'altra metà il problema è stato risolto, cioè Trenitalia, 24 treni jazz nuovi, sulla Cumana treni nuovi. Ma ci sono ancora delle cose che dobbiamo fare per completare questa rinascita. Quello che è importante è che noi siamo concentrati su queste cose.